geometrie si svelano quando meno ce lo aspettiamo, come un tocco del vento sulla nostra mano. Chissà, chissà da quale fonte è stato portato a noi. Radio La Fonte. Benessere e spiritualità. Benvenuti su Radio La Fonte, sono Ciro Burre e sono in compagnia del mio amico e fratello Davide Gulisano. Ciao Davide! Ciao Ciro, grazie a tutti e buona giornata a tutti i nostri radioascoltatori. E con noi c'è un ospite di eccezione, il signor Alfredo Ravelli. Buongiorno signor Ravelli. Buongiorno, buona giornata veramente di cuore a tutti. La ringraziamo. La presento velocemente, signora Ravelli. Lei è imprenditore, insegnante di matematica e fisica, giornalista e biografo ufficiale di suo cugino Rolando Pelizza, unico allievo e collaboratore del famoso fisico Ettore Majorana del gruppo di Enrico Fermi, i ragazzi di Via Panisperna, scomparso misteriosamente nel 1938. Io veramente la ringrazio di cuore per portare tutta la sua saggezza in questa radio e passo la parola a Davide che avrà tantissime domande da formularle. Buon ascolto a tutti innanzitutto. Signor Ravelli, io la ringrazio, per me questo argomento è molto importante. Io sono originario di Catania come Ettore Majorana e ho studiato all'Istituto Ettore Majorana, quindi conosco molto bene la storia, ho sempre seguito sui vari canali YouTube tutte le vicende, tutti i video di suo cugino, perché sono sempre stato affascinato da questa macchina del millennio. Quindi io la ringrazio di essere qui come nostro ospite e inizieremo subito con i suoi racconti perché il nostro pubblico non aspetta altro. Iniziamo con la prima domanda. Perché lei ha scritto la biografia di suo cugino, il Rolando Pelizza, e come le è venuta questa idea? È venuta questa idea. È una storia molto lunga e lontana anche nel tempo. Premetto che Rolando e io siamo coetanei. Non solo siamo coetanei, ma siamo nati e abbiamo passato la prima infanzia nella medesima cittadina, Chiari, in provincia di Brescia. Io sono bresciano, come li sente dalla voce, dal timbro della voce, come Rolando. Assieme con lui ho passato i primi anni, diciamo così, della nostra, più che altro, fino a verso i 12-13 anni siamo stati in contatti, che amicizia, i giochi infantili, abitavamo a 30 metri di distanza, 40 metri di distanza l'un dall'altro, come le nostre famiglie. Poi naturalmente io ho preso una strada diversa, perché sono andato, ho fatto degli studi, ho fatto i primi studi, devo dirlo, in seminari, dove ho studiato teologia, e poi mi sono dedicato, naturalmente ho insegnato anche matematica e fisica nelle scuole medie, inferiori e superiori, al liceo per qualche anno. Ho fatto un po' di giornalista, diciamo così, dei giornali locali, poi il giornale anche nazionale, che era allora La Notte, con Nino Nutrizio, ho passato assieme, e ho seguito la mia strada, mentre Rolando seguiva la sua. Attorno agli anni 80 del secolo scorso, significa allora praticamente 40 anni fa, ci siamo rincontrati. Siamo rincontrati e lui mi ha raccontato un pochettino la sua storia. Mi ha raccontato e io sono rimasto particolarmente allibito da questa sua storia che mi raccontava. E succedeva che cosa? Devo dire una cosa fondamentale. Dopo poco tempo lui ha avuto dei mandati di cattura, di cui uno internazionale. Naturalmente è stato dipinto sulla stampa come fosse un bandito o qualche cosa veramente, perché aveva già avuto dei problemi che poi vedremo dopo nella sua biografia, che io poi ho raccolto e ho documentato. Chiaramente lui è stato subito seguito dai servizi segreti,
servizi segreti e gli hanno fatto delle pressioni su di lui, e le pressioni che facevano era soprattutto per cercare di ottenere delle informazioni ed avere dei dati su quanto lui faceva al riguardo. Aveva avuto questi mandati di cattura, per cui lui ha dovuto espatriare, è andato in Svizzera praticamente, Svizzera, è stato un po' in Germania, è stato un po' in Spagna, e pur avendo il mandato, tanto dico alcune stranezze al riguardo, pur avendo un mandato di cattura, dopo devo dire è stato assolto completamente da queste infamanti accuse che lui ha avuto, questo mandato di cattura, lui ogni giorno telefonava a casa, i telefoni erano già allora completamente sotto controllo, se volevano arrestarlo, lo potevano arrestare tranquillamente. Pur avendo dei mandati di cattura, di cui uno internazionale, io sono andato parecchie volte a trovarlo in Svizzera, assieme con lui ho parlato, eccetera, e praticamente la stranezza era che sapevano dove era lui, non si sono mai mossi perché non volevano veramente, perché altrimenti veniva, se l'avessero catturato, l'avessero portato naturalmente a processo, saltava fuori anche quello che lui faceva. Attualmente, io comunque, quando l'ho conosciuto lì, attorno agli anni 80, sono rimasto affascinato dalla sua storia, da questa macchina che lui stava costruendo. Questa macchina non mi ha fatto mai il nome di Majorana, mai non me l'ha fatto, perché vedremo dopo nella sua biografia, ho scritto, ci sono le lettere di Majorana con cui lui era in contatto, lui aveva fatto un patto con Majorana di non dire il suo nome e non l'ha mai fatto. Solamente attorno agli anni 2000 Majorana gli ha scritto poi una lettera liberandolo da questo patto. Lui però ha aspettato ancora circa una decina d'anni, 12, prima di fare il suo nome. Cioè, anche qui la grande, per me, la grandezza anche di Rolando Penizza, a parte che chi poi parleremo di quanto ha fatto, la grandezza sua è stata quella che se uno era in contatto con Ettore Majorana avrebbe cercato in tutti i modi di dirlo che era in contatto per farsi bello, per portare avanti la sua immagine. Lui non ha mai fatto il nome di Ettore Majorana se non fino al 2012, quando abbiamo pubblicato il primo libro che raccontava la sua storia. E lì ha fatto degli accenni di Ettore Majorana. Poi abbiamo pubblicato altri due libri che raccontavano, ampliando la sua storia. Notiamo bene che quello che io ho raccolto su di lui è una storia che si ferma al 1992. Perché? Perché raccontiamo quello che lui ha fatto fino a 1992 con le prime quattro fasi della macchina che ha costruito su indicazioni di Majorana, e ha fatto gli esperimenti delle prime quattro fasi, che sono quattro fasi eccezionali. Poi si è fermato perché dovrebbe raccontare il resto, sarebbe ancora delle cose, ha pensato opportuno fermarsi. Mi fermo al 1992 perché ho raccontato, dice lui, la prima fase, la seconda, la terza, la quarta fase, che poi ne parleremo, cosa sono queste fasi, e dice è inutile che vada avanti a parlare delle altre fasi che ci sono, perché dovrei avere prima tutta una documentazione che in parte ho, però non è ancora completa per quelle altre fasi, ma soprattutto è inutile che parli delle altre fasi se non riusciamo a tirar fuori questa macchina e metterla a vantaggio, in funzione per il bene dell'umanità. Non so se ho risposto un pochettino, perché io vado un po' per la tangente quando parlo, mi vengono a mente i ricordi. Signor Davide. Professor Ravelli ha risposto benissimo e le anticipo che il nostro pubblico è molto afferrato in materia, sono molto preparati. Professor Ravelli, nei suoi viaggi, quando andava a trovare il suo cugino. Ecco, grazie. Prego, scusi, non ho sentito. Solamente Alfredo Senza Professore. Perché 83 anni, ormai sono cose passate di anni. Ok. E allora, signor Ravelli, nei suoi viaggi per andare a trovare suo cugino, lei ha mai visto la macchina in funzione o costruita? Io non ho mai visto la macchina in funzione, personalmente.
Io ho aiutato un attimino a mio cugino a costruirla, questo sì, andando a reperire dei pezzi, a trovare dei finanziamenti al riguardo, perché lui la macchina quando l'ha costruita, c'era un piano ben preciso con Majorana, che nella sua biografia noi abbiamo riportato la prima lettera di Majorana, che è la prima lettera fondamentale, che è del 1964, che gli dà tutte le indicazioni su cui, che cosa lui doveva fare, proprio gli ha fatto una roadmap di quanto lui doveva fare con questa benedetta macchina, come doveva costruirla, dove doveva costruirla, cosa faceva la macchina, e lui ha rispettato, fin dove è stato possibile, questo piano concordato con Majorana. Lui doveva tenere nascosta la macchina fino a che la macchina non raggiungeva la seconda fase. Proprio nella prima lettera che ha scritto Majorana del 1964, gli dice chiaramente questo. Gli dice, la macchina sarà presentata solo dopo la realizzazione della seconda fase, che consiste nel riscaldamento della materia, una fonte inesauribile di energia sotto forma di calore. Cioè, loro avevano un programma, lui doveva tenere tutto nascosto, quando raggiungeva la seconda fase, la prima fase è l'annichilimento della materia. Io non entro in particolare, se mi dice che tutti lo conoscono, se i suoi lettori, se i suoi ascoltatori sanno questa storia, sanno che la prima fase è l'annichilimento della materia, che è stato il dramma che ha bloccato, diciamo, il motivo per cui la macchina è stata bloccata, perché è stata conosciuta sia dagli USA, perché ha fatto l'esperimento ufficiale per gli USA a Roma, sia ha fatto quell'esperimento per l'Italia quando c'era il governo Andreotti, ufficiale con Clementel, poi ha fatto l'esperimento per la NATO a Bruxelles con questa macchina. Loro hanno sempre interpretato la prima fase, che era l'annichilimento della materia, per poter utilizzare la macchina come arma da guerra per annichilire, diciamo così, i carri armati, gli apparecchi. Volevano utilizzarla come, mentre Majorana voleva, e Rolando Pelizza, utilizzarla, presentarla solamente nella seconda fase, cioè quando la macchina è seconda fase, è produzione di energia praticamente a costo zero. Mentre lui la costruiva nel segreto per una serie di, per un evento strano, è venuto, lui aveva già dall'inizio, parliamo del 1964 in poi, un po' di anni fa, aveva due colonnelli dei servizi segreti alle costole. Uno lo aveva come suo dipendente, lui non sapeva che erano colonnelli dei servizi segreti. E uno era questo qui, era un bresciano, che poi era diventato generale ultimamente. Al suo libro paga al riguardo, scusatemi, era il libro paga, mi scuso, mi suonava il telefono, prima questo colonnello. Poi c'era questo Pugliese, che faceva parte del SIN, che era il servizio di informazione, che era un servizio segreto. Questo, lui non sapeva di avere queste due persone che erano dei servizi segreti. E loro cosa hanno fatto? Praticamente hanno fatto in modo che nel sapere che lui stava facendo questa macchina, che aveva fatto questi esperimenti, nel sapere che prima che lui ha fatto riguardava la prima fase, cioè annichilimento della materia, subito ha fatto in modo di prendere Rolando e portarlo all'ambasciato USA a far fare una prova come annichilimento. Cosa è stata fatta? Poi fatta per l'Italia, fatta per il Belgio, fatta per la NATO. Che cosa succede? Che allora è saltato il piano di Ettore Majorana e di Rolando, che volevano presentarla come seconda. E Rolando poi, per premere su di lui, hanno creato tutto un gran cancan, hanno scatenato soprattutto la stampa, i media, al riguardo, dipingendolo come se fosse, ci sono tutta la storia al riguardo raccontata, che io ho raccontato nella sua biografia, lui ha dovuto scappare
e poi è scappato, ma mentre è stato via ha portato avanti sia la seconda fase, sia la terza fase e è stato attentato anche la quarta fase. Io mi fermerei un attimo, se mi fa un'altra domanda io rispondo voi volentieri. Certo, no, è stato già è stato molto chiaro nelle sue. E lei, cioè, suo cugino, il Perizza, è stato l'unico, se non sbaglio, che ha conosciuto il Majorana dopo la sua scomparsa. Sì, non ci sono stati altri casi. Infatti è vero, sì. Non sono stato l'unico. Lui nel 1958, quello che raccontiamo noi è documentato al 100%. Perché è documentato al 100%? Perché abbiamo la testimonianza di Rolando Perizza, che è un testimone, uno potrebbe dire, però può raccontare qualche cosa, eccetera. Però la sua testimonianza, che è fondamentale perché è lui che racconta, sa, ha raccontato a me e io poi ho trasmesso nei libri la sua storia. Ma naturalmente io ho raccolto, stando un po' a contatto con lui al riguardo, e poi gli ho mandato mano, testimonianze. Ci sono ancora 3 o 4 persone attualmente viventi qui in Italia che hanno assistito agli esperimenti. Noi abbiamo postato anche, per esempio, ho postato anche un'intervista che ho fatto a uno dei servizi segreti, che è solo in pensione al riguardo, che racconta i 2 esperimenti che lui ha fatto, che nel libro, nella sua storia, li ho raccontati velocissimamente, racconta i 2 esperimenti che hanno fatto, che erano interessati allora gli Stati Uniti d'America al riguardo. Uno dei servizi segreti dice: io ho assistito a questo esperimento, è venuto così e cos'ha. Non solo, oltre alle testimonianze abbiamo testimonianze che abbiamo raccolto degli atti ufficiali del governo italiano al riguardo, una serie di documentazioni in cui si è dato l'incarico, ha dato l'incarico a Clementel, che era un fisico, massimo fisico, che c'era in Italia allora, oltre ad essere insegnante di fisica, era presidente del CNEL, che sarebbe Comitato Nazionale Energia Nucleare, allora si chiamava così, era il massimo ente italiano nella fisica. Questo Clementel ha fatto fare una serie di esperimenti su sua indicazione, dovevano essere fatti sul suo protocollo, perciò esperimenti ufficiali su protocollo ufficiale documentato da parte dello Stato italiano, perché lui ha avuto l'incarico da Fortuna, che è il padre sappiamo benissimo, il padre del divorzio qui in Italia per la sua legge che porta il suo nome, ma però su indicazioni del presidente del consiglio, che allora era Andreotti, ha fatto fare una serie di esperimenti che sono eccezionali. Ma allora siamo ancora attorno agli anni 1976, cioè 76, gli ha dato per esempio degli esperimenti che si vedono, abbiamo anche i filmati al riguardo, per esempio ne porto uno semplicissimo. Gli ha dato indicazioni a 2 o 3 metri di distanza, mettere una lastra di plexiglass dietro una lastra d'acciaio, con questa tua macchina perforare l'acciaio lasciando indenne la lastra di plexiglass, oppure viceversa, sempre su Clementel, perforare la lastra di plexiglass dietro la lastra di acciaio lasciando indenne, cioè questo per dimostrare la selettività del raggio che veniva emessa dalla macchina. La macchina, cioè, era in grado non solo di distruggere la materia, qualsiasi tipo di materia, ma poteva selezionare una cosa che è impensabile adesso. Perché è impensabile? Perché è basata ancora, Majorana è decine, puoi dire centinaia di anni avanti dal punto di vista della fisica rispetto alla fisica attuale. Lui si è ritirato nel 1938, si è ritirato, cioè è sparito agli occhi del mondo. Pensavano, sono nate tutta una serie di anche di leggende al riguardo.
si è suicidato, rapito dai servizi segreti, è andato in un convento, eppure era l'uomo cane, c'è tutta una serie, qualcuno l'ha visto di qui, qualcuno l'ha visto di là, una serie di cose al riguardo. Lui però, in una lettera che noi abbiamo pubblicato, parentesi, torno ancora alle testimonianze, noi abbiamo le lettere, abbiamo dei filmati fatti per periziare da periti dei tribunali, che hanno attestato che tutto è regolare, sono d'epoca, non sono stati manomessi e sono lì come prove al riguardo. E cosa hai fatto? Cosa hai fatto? Lui Majorana, praticamente, lo troviamo già nella prima lettera, io dico sempre, vi riferisco sempre alla prima lettera di Majorana, a parte che sono tutte bellissime. Io sto preparando adesso, e questa è una novità, uscirò, penso, a fine mese o inizio del mese prossimo, con un nuovo libro in cui parlo unicamente di che cosa? Parlo unicamente dalla testimonianza più importante, cioè le lettere di Majorana che lui ha scritto, Majorana, a Rolando Pelizza, a mio cugino. Perché sono importanti? Perché c'è tutta una storia, saltano fuori dei particolari. Si vede che è una delle cose eccezionali, impensabili anche dal punto di vista fisico attualmente. Infatti, sempre nella prima lettera, a un certo momento quando parla di cosa può fare la macchina, Majorana gli dice, guarda che la macchina può fare che cosa? Prima fase, annichilimento controllato della materia. Cioè è capace. Ecco perché è una selettiva la macchina. Lui parla di annichilimento controllato. Cioè la selettività della macchina, della materia. Naturalmente qui è stato il guaio enorme perché l'hanno subito interpretata e questo è stato un enorme sbaglio che ho fatto come arma da guerra. Seconda fase, rallentamento, non diamo bene che lui quando descrive la prima fase, la prima lettera, dice che cosa? Sai bene il principio della stessa, generiamo antiparticelle nella quantità e nella qualità da noi desiderata. Conosciamo bene la reazione delle antiparticelle a contatto con la materia, che è una reazione che nasce nella bomba atomica. Tutto quello che è successo, noi sappiamo benissimo a Manhattan, il progetto che riguarda la prima bomba atomica che poi è stata scaricata, sappiamo benissimo, dalla seconda guerra mondiale. Si genera una grande quantità di energia. Majorana cosa dice qui, nella sua lettera? Per la quantità di calore che ne deriva, non preoccuparti. Ti ho mostrato tutti i calcoli del frenaggio della materia colpita. Lui è stato capace, Majorana, di sviluppare la sua fisica in modo tale da sfruttare l'energia contenuta nell'atomo, ma in modo controllato, cosa che tuttora è impensabile dal punto di vista fisico, cioè non sono capaci di poterlo fare. E la macchina di Rolando, di Majorana, costruita da Rolando Pelizza, è capace di fare questa cosa qui. Questo come prima fase. Io stesso mi sto perdendo un po' nei miei meandri dei ragionamenti del riguardo. No, sta... capito. Dica Davide. Signor Veli, sì. Pronto? Mi sente? Sì. Sì, signor Avelli, no, sta andando benissimo e le sue informazioni sono veramente eccellenti, non si sta perdendo assolutamente. Signor Avelli, le volevo fare un'altra domanda. Sì. La macchina era tarata solo sul Pelizza, funzionava solo con lui? No, lì è tutta una storia un po' lunga, cioè lunga. Il problema è questo qui. La macchina per funzionare, dunque, il paragone più semplice che si può fare su questa macchina, stiamo traducendo una cosa grandissima a cosa molto semplice, ma tanto per farci capire, che chi ascolta possa capire molto bene. È come, diciamo, un computer, un PC, un riguardo, un personal computer, qualsiasi cosa, costa di due dati, l'hardware e software. Eccola. Lì abbiamo che la macchina funziona con che cosa? Funziona, prima di tutto dobbiamo vedere la macchina costruita a dovere, e ci sono tutti, noi abbiamo, Rolando ha fatto pubblicare anche, è una storia lunga, poi ne parleremo eventualmente, come si fa a costruire questa meta macchina. Naturalmente però dobbiamo avere il software da inserire, che è una,
è una formula talmente grande, talmente importante, eccetera, che secondo Rolando ci vorrà altro che la mente umana per tenere la mente. Comunque loro sono stati capaci di poterla fare. Succede che cosa? Qui mi hanno portato su una strada che è un po' difficile, non difficile, perché l'abbiamo anche... Mi creda, non è difficile. La macchina funzionava con le vibrazioni del Pelizza, con la coscienza del Pelizza. No, io non è proprio così in questa maniera. Sì, non è proprio così. Io ho già detto ultimamente, ho fatto anche dei post, dei pochi post che ho fatto sui social, perché non sono molto amante di social al riguardo. Ho spiegato ovviamente che la macchina funziona attualmente solamente con Rolando Pelizza, che è capace di farla funzionare. Questo è in dubbio e lo confermo ancora una volta. Nulla vieta che domani possa, perché la macchina, una volta che viene immessa dentro la formula, la macchina è tarata, diciamo così, per far sempre quella funzione. Per esempio, adesso abbiamo un grosso problema delle scorie nucleari. Ultimamente proprio qui in Italia ne parla tutto, hanno trovato dei siti, non so, 60-70 siti in 6 o 7 regioni da poter mettere le scorie nucleari, perché non sanno come smaltirle, perlomeno le mettono a deposito in queste cose. Se questa macchina fosse messa in funzione, messa dentro e Rolando Pelizza gli desse l'input ben preciso per fare, ecco allora il controllo che abbiamo, come dice Ettore Majorana, che dice... che parla della controllo annichilimento controllato, che è selettivo. Se rimette dentro la funzione di distruggere la scoria nucleare, la distrugge completamente senza creare nessuna. Lui lo può fare attualmente. Quello che io dico che lui lo può far funzionare è stato un discorso che lui ha fatto. Vi farò un ragionamento. Lui ha fatto un discorso, era in Svizzera, era in contatto con un professore che insegnava matematica e informatica. E a un certo momento ha fatto un discorso che parlava del pensiero. Lui, Rolando Pelizza, ero qui per non sbagliare, riporto quello che ha detto lui. Va bene, che io poi ho scritto nel libro, va bene. Se avete tempo, perché è molto importante questo qui, eccolo qui. Lui parla a un certo momento, questa macchina non ha il pensiero autonomamente in sé, ma lo ha inglobato passivamente dentro di sé. Ora, se non le si dà l'ordine del pensiero, la macchina non funzionerà mai. Guarda, io sono pronto a giocarmi i cosiddetti, e parlo dei cosiddetti, gli attributi maschili. Hai capito che intendo? Do questi, che io chiamo americani, e che sappiamo che erano americani, che mi osteggiano per strapparmi la macchina, do loro la formula, e loro la macchina non riusciranno a farla funzionare. Cioè lui dice, anche se do la formula, ecco, allora rispondo indirettamente, però lui spiega per il perché di questo. Lui dice, non sono capace di farla funzionare. Mi siedo poi al tavolo con loro e come la macchina funziona. Sono quasi pronto a farlo. Sai che ti faremo? Lui sta parlando sempre con questo suo amico, che era Carlo Tranamazza, che è un caro amico comune, che abbiamo in Svizzera a riguardo, una persona squisita a riguardo. Ti do la mia parola d'onore. Sai che faremo? Ho fatto tutti gli esperimenti che mi occorrono. Se riesco a farli tutti fino alla quarta fase, ovviamente raggiungere la quarta fase, che è quella di traslazione in un'altra dimensione, e con il ritorno con effetti sorprendenti. E ci riuscirò, perché sono convinto di poterlo fare, senza che questi bastardi riescano a fermarmi. Quel giorno in cui avrò finito tutti gli esperimenti e potrò dire sono a posto, faccio venire a te, dice a Tranamazza, e qualche altro che vi interessa, vi faccio vedere ad impostare la formula nel computer, la faccio immettere a te, mi dice a Tranamazza. Questa è una forma complicata e occorre necessariamente un computer per memorizzarla, perché ci vuole altro che la nostra memoria per tenere la mente. E poi io schiaccio il pulsante e faccio la trasmutazione. Qui parla della terza già fase.
trasmutazione della materia di una sostanza in un'altra. Schiacci il pulsante tu o qualsiasi altro che è lì e non succede niente. Tu riesci a farlo e io e gli altri no, dici, ma te la mazza. È così, non perché io sia più bravo, chi conosce Rolando sa che lui non si dà aria, tanto vero che anche adesso rifiuta, fino adesso l'ho portato una sola volta io a fare un'intervista, l'ho portato giù a Roma, l'avevo stato intervistato da Giacobbo, perché pensavamo di fare un certo tipo di intervista che poi è andata come è andata, a tipo di riguardo. Arrivando, sono contento da una parte, però non era quello che volevamo noi al riguardo. E l'unica intervista che lui l'ha fatta, ma l'abbiamo fatta non per parlare di lui, ma per parlare della macchina, perché il nostro scopo è fondamentale, portare questa macchina a disposizione di tutti, per il bene di tutti. Ma non perché io sia più bravo, dice Rolando, ma perché oltre alla formula c'è la trasmissione del pensiero. La mia macchina funziona? Dice che poi le parole adatte. Cerca di capirmi. Quasi come un robot che agisce solo su input mentale ben preciso. Bisogna darle l'ordine. Però qui lui spiega che poi alla fine questo ordine da me dato non sia il mio, ma che arrivi dalle leggi che governano la natura, arrivi direttamente al Padre Eterno, cioè lui è capace di dargli l'ordine perché non è suo, non è lui che lo fa andare, è perché gli ha dato Maiorana la possibilità di conoscere la legge che governa quella macchina a riguardo. Questo è il concetto fondamentale. Può fare col pensiero, però dice, non so dirti, ma se non hai questa chiave, che è la chiave dell'universo, il dito di Dio, non c'è niente da fare, eccetera, eccetera. Però lui dice alla fine, più va avanti ancora nella sua spiegazione parlando con Tranamazza. Ora lascia perdere queste cose che ti ho appena detto. Mi sono avventurato in un discorso che è solo futuribile, mentre io sono ancora fermo alla seconda fase, qui e la ferma ancora, aveva fatto la seconda fase, deve fare ancora la terza fase. Concludendo, è detto in parole povere, sappi che la macchina per funzionare ha bisogno di un pensiero, che è il pensiero di Dio, o chiamalo come vuoi tu, ha bisogno di questo. Non so se sono stato chiaro, anche perché è un argomento... No, ma noi capiamo perfettamente, pensiero, telepatia, vibrazione, noi siamo, guardi, siamo dell'argomento e capiamo perfettamente. Sì, le farò un'altra domanda adesso. Sì. In tutti i trattati, tutti i video e tutte le lettere che ho letto, ho sempre visto che quando Maiorana e il Pelizza parlavano, Pelizza parlava spesso di queste ombre che lo assistevano durante la costruzione della macchina e che raramente comunicavano con lui e solo alla fine poi hanno comunicato. Le stesse ombre che comunicavano invece con il Maiorana tranquillamente. Queste ombre sono entità di altri mondi e altri pianeti che hanno dato la formula per costruire la macchina? No. Lui ha avuto una... Ecco, questo è un argomento che fino adesso torno a ripetere. Io ho raccolto, sono stato vicino a lui praticamente dal 1980 che gli sono vicino. Praticamente sono 40 anni. Proprio vicino, vicino, vicino. Nel senso, l'ho accompagnato a casa, una serie di cose. Siamo veramente un po' papà e ciccia, se chiamiamolo così. Gli ho sempre dovuto strappare le notizie, perché lui ha sempre tenuto, perché aveva il patto da rispettare. Un certo momento lui ha parlato e noi abbiamo raccontato la sua storia fino al 92, adesso mancano altri 28 anni di questa storia, perché Rolando non è rimasto fermo, ha sempre cercato di portare avanti questa macchina, di portarla, perché dal 92 al 2000 passano altri 28 anni e sono anni ricchi di che non possiamo momentaneamente parlarne, ma ancora molto più importanti, come tanto quanto i precedenti anni. Noi quando abbiamo presentato la sua storia, presentata io col primo libro del 2011-2012, che si chiamava allora il libro Il Dito di Dio, l'ho fatto parlando degli esperimenti, parlando di Maiorana, ma non facendo neanche il nome esplicitamente di Maiorana.
e ho raccontato la sua storia. Poi ho raccontato la sua storia ampliandola con perché? Perché Rolando man mano mi ha dato dei documenti a riguardo, mi ha dato una serie di fotografie, una serie di perché oltre a quello che ho raccolto io, perché in 40 anni, stando vicino a lui, ho raccolto una serie di dati, ma erano dati che riguardavano gli esperimenti fatti, eccetera, lui mi ha passato direttamente quello che riguardava Majorana. Cioè mi ha passato le lettere di Majorana e mi ha passato delle fotografie di Majorana. Ora ho dovuto fare il secondo libro portando proprio queste lettere e parlando anche delle... Poi mi ha dato, ultimamente, ma... ha voluto ampliare un attimino parlando anche della quarta fase, perché noi, la quarta fase non è venuta, siccome noi ci siamo fermati nel 1992, lui ha parlato della quarta fase 2006 per dimostrare che Majorana era ancora vivo nel 2006. Quando mi hanno presentato la storia di, facendo anche, parlando in maniera soft all'inizio di Majorana e poi portando le lettere, fatte periziare, fatte documentare, tutta una dimostrazione. Poi c'è tutta la storia che le lettere vanno inserite. Per capire le lettere, vi ho conosciuto la storia di Rolando Perizza. E io sono contento di avere lei o tu, dammici da tu, da lei, per me sarei onorato se potessi dare e ricevere da tu, da te. Assolutamente, scherza. Succede che cosa? Quando l'abbiamo presentata questa storia qui, volevamo presentarla con i caratteri dell'ufficialità. Notavamo parlare di figli, perché quando l'abbiamo presentata anche qui a Pavia, io ho fatto la prima volta ufficialmente nella biblioteca dell'Università di Pavia, ho presentato un po' ufficialmente, ed è venuto anche Rolando gli ultimi minuti della presentazione. Non volevamo presentare, perché Rolando, perché c'è nelle lettere, chi ha letto, e tu Davide, sono contento che abbia letto il libro, perché non è tanto per diffondere il libro, ma perché il libro è più completo rispetto a quanto appare su internet, perché ci sono dei vari passaggi che solamente seguendo, leggendolo sul libro, uno li può capire. Naturalmente che con tutte le difficoltà che oggi uno gli manca il tempo per leggere il libro, oppure è bombardato da altre mille notizie, vuole leggere, vuole avere l'informazione così al volo, mentre il libro significa seguirlo passo per passo e porta un impegno diverso. Quando l'abbiamo presentato noi, volevamo presentare la storia degli esperimenti, spiegando che gli esperimenti sono venuti così, perché avevamo tutta la documentazione ufficiale che io avevo raccolto, la testimonianza di Rolando, la testimonianza degli altri e tutte le lettere che andavano a combaciare, senza toccare un aspetto, spirituale. Però nel terzo libro, che nel 2006, Rolando ha voluto a un certo momento inserire una cosa particolare. Lui parla di una persona, cosa che io so, stando nel fianco su altre cose tipo a riguardo, però parla di questa persona che gli ha dato, vivente proprio, che poi è morta, tanto vero che nel 2006 nel libro Carl Majorana fa l'esperimento su di sé, che dice chiaramente, nella lettera, gli dice questo praticamente. Dice a Rolando, ecco perché lui ha voluto pubblicare quella del 2006. Quando leggerai questa mia, sicuramente ti arrabbierai, gli dice Majorana a Rolando. Avevano mai una confidenza tale? Rolando era l'uomo era il suo uomo che lavorava. Sono le 9 del mattino, dice, ho dato tutte le istruzioni al priore, e qui risulta perciò che lui è in un convento, è stato in un convento, perché parla addirittura di priore. Poi Rolando, per un patto con, non ha mai voluto dire qual è il convento, anche se abbiamo degli indizi precisi per dire qual è. Come cosa deve fare? Realizza l'esperimento. Nota bene però che dice, so bene
che ti dovrei aspettare, perché la data fissata era il 15 prossimo. Oh, lui ha fatto l'esperimento 8 giorni prima, ma aveva fissato con Orlando di farla 8 giorni dopo, perché c'era un motivo ben preciso, che qui viene in parte accennato, che corrisponde a quella, Davide, a quello che tu mi hai chiesto. Ecco perché parlo di questo. Tutto è perfetto, non ho nessun dubbio sulla riuscita di questo caso. Guadagniamo tempo. Sai bene che fra qualche giorno compio i 100 anni. Lui aveva paura, voleva fare questo esperimento perché l'effetto dell'esperimento dato a buon fine significa andare in un'altra dimensione e tornare ringiovanito al massimo del ringiovanimento dell'essere umano attorno ai 20-21 anni, grosso modo. Tra l'altro, traduco in cifre pochissime, anche se non è detto, ma è così. Sai bene che fra qualche giorno compio 100 anni, sono sicuro che perdonerai questo mio desiderio. Lui gli domanda quasi scusa, Majorana. Il priore ha insistito perché faccia una foto, poi però aggiunge dopo, Majorana. Sono le 12, la prima parte della lettera qui l'ha scritta alle 9 del mattino. Ha fatto l'esperimento e è andato male. Majorana, secondo Rolando, è uno che non sbaglia una virgola. Se dice una cosa, quella cosa è, anzi rimane piuttosto più indietro. Dice Rolando che è una cosa incredibile. Qui Majorana per la prima volta anche lui rimane sbalordito. Sono le 12 e non è venuto nulla. Sembra impossibile, dice. Eppure è vero. Però, ecco la spiegazione. Ora ricordo quello che mi dicesti. Avevi ragione. Dovevo aspettare la data stabilita. Ho fatto... Perché? E qui entra quello che tu mi hai chiesto. Loro avevano, Rolando aveva ricevuto un'indicazione ben precisa da chi lo aiutava a costruire la macchina, che gli ha detto il 15 di gennaio del 2006, quarta fase, non avrai più bisogno del mio aiuto e io morirò. Dico le cose... cosa che non è detta, ma fondamentalmente è questo. E morirò direttamente, poi vedremo da Rolando. Però devi essere fatto il 15 e devi farlo tu l'esperimento. Majorana ha anticipato e fallito. Infatti dice Majorana, ho fatto lo stesso tuo errore, però nel mio caso lì devo raccontare che errore aveva fatto Rolando e Rolando ha fatto Rolando. Tanto vero che poi Rolando gli risponde e gli dice ben preciso. È un'altra lettera che lui gli scrive. E guarda, Ettore, questa è una lettera di 3 giorni dopo che gli scrive Rolando a Ettore. Ho ricevuto la tua lettera di 3 giorni fa. Non sono arrabbiato, perché non è il tipo che si arrabbia, ma solo rattristito. Ieri abbiamo... ad Alfonso, guarda il caso, è morto il giorno 8, ti ricordi qualcosa? Verrò da te il più presto possibile, ciao Rolando. E poco dopo Rolando, nel libro abbiamo fatto una dichiarazione, lui spiega in parte appena appena cos'è questo Alfonso e che cosa gli ha dato, spiega appena appena e lo dice in questa maniera. E lo dice in questa maniera, vediamo se riesco a trovarlo, che per me è importante essere al riguardo. Eccolo qui, dice. Le dice in questa maniera. Un momento, ne. Volevo trovare il punto ben preciso in cui lui parla che è stato aiutato. Niente, non riesco a trovarlo, quel punto lì che... Praticamente che cosa? Sì, praticamente che cosa? Le volevo chiedere una cosa. Sì. Ma quindi le macchine attualmente erano due in utilizzo, una ce l'aveva Majorana e una ce l'aveva suo cugino? No, lui doveva andare in convento a fare l'esperimento.
Quindi la macchina era una sola ed era in possesso di Majorana. Quel momento lì, sì. In quel momento lì, perfetto. Ma l'esperimento perché è fallito? Ha costruite decine e decine. Lo so, ma io... eccetera. Lui aveva una macchina lì. Ah, non avevo capito questo passaggio, perché io credevo che la macchina era sempre in possesso di suo cugino, perché la costruiva lui, quindi l'aveva lui. No, lui, per esempio, quando lui ha fatto la terza fase, la trasmutazione alla materia, fatta, lui era in Svizzera perché aveva mandato in cattura. Siamo attorno agli anni 1990, circa 30 anni fa, va bene? E aveva mandato in cattura, perché è tornato nel 93, è tornato. Per fare quell'esperimento lì nel 92, attraversato la frontiera di nascosto, con pericolo di essere arrestato, cosa poi non l'arrestarono perché era, è andato al Baremone, lì aveva una macchina, lui, Rolando, nella grotta del Baremone, e ha fatto l'esperimento della trasmutazione. Poi quella macchina lì è stata portata via anche quella, perché lui poi alla fine era controllato il geostazionario, che lo seguivano, lui erano, dobbiamo andare dietro nel tempo. Rolando e io abbiamo tutti e due 93 anni, io compio gli anni domani, Rolando lo compie il 26 di febbraio, di qua a un mese, sono 93 anni. Se andiamo dietro però negli anni 90, 80, non c'era, non si pensava a queste tecnologie che c'erano, ma c'erano di fatto. Lui praticamente, le macchine che ha costruite, poi alla fine lo sapevano dove erano, perché per un motivo o per l'altro, o per una telefonata fatta male, o per un indizio, eccetera, l'hanno sempre più o meno scoperto al riguardo. Ma lui ha sempre cercato di costruirla e utilizzarla, anche se loro l'hanno in mano la macchina, non sono capaci di farla funzionare, perché non sanno la formula, anche se sapessero la formula, abbiamo detto prima, ci sono date problematiche al riguardo. Tipo. Per cui ha costruito anche una macchina, qui lo dico, ma sì, io ho sempre mantenuto fede a quello che ho fatto spontaneamente con Rolando. Fermarmi al racconto al 1992 e non parlare del dopo. Però succede che cosa? Già da questo racconto e col fatto che ha raccontato del 2006, lì nel 2006 risulta chiaramente che la macchina è nel convento, perché Majorana tenta di fare l'esperimento nel convento, perciò c'era una macchina nel convento. Sono stato chiaro, Davide? Sì, molto chiaro, ma comunque l'esperimento è riuscito, perché poi c'erano foto che Majorana era ingiovanito, quindi lui è andato in questo varco dimensionale. Piano. Questa è un'affermazione, mi permetto di dire, non corrisponde alla realtà. Le foto che abbiamo noi, nessuna delle foto rappresenta Majorana ringiovanito. Noi possiamo pensare, ecco, per stare ben precisi, perché a riguardo, io sono convinto di quello. Non risulta che lui sia stato ringiovanito, risulta l'esperimento che ha fatto e che è andato male. Uno può pensare che sia ringiovanito per il semplice fatto che 7-8 mesi dopo, sempre nel 2006, Rolando gli scrive a Ettore e gli dice: a che punto, Ettore, a che punto sei con la settima fase? Parla di settima fase, eh? E noi abbiamo raccontato fino adesso fino alla quarta, cioè significa, perché chiaramente Ettore è andato avanti sempre a fare un lei. E Ettore risponde: non è la settima fase. E questo siamo il 25 ottobre del 2006, cioè praticamente 10 mesi circa che è il fallito esperimento di Majorana su se stesso, va bene? Bensì una variabile della quarta, e gli dice: sono abbastanza avanti, certo da riuscita, e quando gli dice certo, secondo Rolando è così, con la possibilità di retrocedere di 3 o 5 anni, di 8 o 10,
di 13 o 15 e così via. Cioè, Ettore qui sta studiando la possibilità, chiamiamolo, di ringiovanimento dell'uomo, uso un termine errato, ma significativo, quasi errate, cioè possibile tornare indietro? Gli anni prefissati, parla di 3 o 15, 20 anni, tipo, mentre la quarta fase, tout court, fatta così, porta a 21 anni, qui lui dice, Ettore, sono in grado di poterla fare, tornare indietro invece di 40, alla fase del massimo sviluppo dell'uomo, di tornare indietro, se tu hai 70 anni, fatto indietro anche di 10, 15 anni, 20 anni. Tanto vero che dice qui, nel caso dice, un grande risparmio di tempo lo avremmo se avessimo a disposizione la macchina. Qui, 10 mesi dopo, non hanno più la macchina. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che l'hanno portata via. Io mi fermo a queste cose qui. Prima di tutto l'hanno portato via la macchina, perché lo dice qui lui. Secondo, per me lui è ringiovanito. Perché è ringiovanito? Perché sta già studiando. Ha tentato su di sé, è andato male, molto probabilmente l'aveva tentato ancora, l'aveva fatto. Però qui no, noi non lo diciamo in questa maniera, perché non abbiamo in mano, perlomeno Rolando non vuole, non ha mandato elementi per poterlo dire. Però sta già studiando di potere, è lui che studia e ti potrebbe andare indietro se ti manca, hai 100 anni e sei lì. Non so se riesco a farti, Davide, a darti questa idea che mi frulla per la testa, che poi per me è l'idea vera. Ecco, ti ho già risposto anche a questo qui. Le foto che abbiamo non portano Giovanni Majorana ringiovanito, ma Majorana nei vari anni, perché la foto che parlano tutti è quella del 96, che, in cui dice che c'è dietro, tra l'altro, in attesa della quarta fase. Infatti del 96 era in attesa della quarta fase, che nel 2006 lui è tentato, è andato male, ma molto probabilmente l'ha fatta ancora dell'altra, poi gli hanno portato via la macchina. Davide, come possiamo andare avanti per concludere, che già abbiamo tolto tanto tempo e la ringrazio, come possiamo andare avanti adesso? Io, Davide, basta che il tempo mio è sempre a disposizione di diffondere questa roba qui, il tempo mio. Grazie. Ben volentieri, sono io che devo ringraziare quelli che ci danno una mano, che cerco di essere il più corretto possibile, di dire le cose che noi abbiamo, che sono autorizzato a dire, bene, innanzitutto, e che siano documentate. Qui possiamo fare, io sono sempre a disposizione per altre cose, magari posso preparare, sono a disposizione, va bene? Grazie. È finito adesso, ritieni sulle 11, va bene? Sì, va benissimo, io la ringrazio del suo tempo e se per lei va bene mi piacerebbe rintervistarla per andare avanti con altre notizie. Perfetto, ci mettiamo d'accordo. Certo, grazie a tutti i radioascoltatori, abbiamo avuto l'onore di intervistare il cugino del Pelizza e alla prossima trasmissione vi auguro a tutti una buona giornata. Saluto da parte mia. Ciro? Un saluto a tutti anche da parte di Ciro Burri, è stato veramente, signora Velli, o Alfredo, se mi posso permettere una cosa. È un piacere per me, voi. Una cosa è eccezionale, una cosa eccezionale quello che ha detto, veramente interessantissimo tra le altre cose. Il problema è che dobbiamo veramente, abbiamo tutte queste qui, c'è la macchina a disposizione e non ce la fanno tirar fuori questa macchina, ma dovrà venire fuori. Grazie ancora, grazie. Alla prossima. Alla prossima. Le geometrie si svelano quando meno ce lo aspettiamo, come un tocco del vento sulla nostra mano. Chissà, chissà da quale fonte è stato portato a noi. Radio La Fonte. Benessere e spiritualità.